Il campionato di calcio a 5 riparte e l'Ital Service torna di nuovo in campo dopo più di un mese dalla vittoria della Supercoppa del 4 gennaio. Biancorossi che saranno impegnati mercoledì ad Aniene nel recupero della 14ª giornata e che poi li vedrà affrontare un mese di febbraio ricco di impegni. È stato uno stop abbastanza importante per noi, perché al di là di tutto, che già diciamo gli stop sono tra virgolette pericolosi per mantenere, no, il solito ritmo a livello sportivo, a livello agonistico, a livello mentale. Il nostro è stato acuito ancora di più, perché noi abbiamo avuto tanti giocatori che sono dovuti andare fuori con le proprie nazionali. E con questi impegni nazionali abbiamo fuori i quattro argentini, fuori Salas, fuori i due italiani, quindi di Olivera e Fortini, e quindi adesso diciamo piano piano a scaglioni stanno rientrando, e quindi diciamo sarà un periodo per noi non semplice, perché comunque è stato un periodo non semplice in quanto la squadra si è dovuta allenare a ranghi ridotti con pochi giocatori. Poi noi mercoledì abbiamo subito il recupero a Roma contro l'Aniene, un periodo complicato, però è questo diciamo tra virgolette lo scotto che devono pagare le squadre che hanno tanti giocatori in nazionale come l'Ital Service. E dovrà metterci del suo Fulvio Colini, che comunque è maestro in questo, per cercare di mantenere alta la concentrazione dei giocatori che ha avuto a disposizione e preparare subito mentalmente a resettare tutto e a ripartire da zero i giocatori che rientreranno dall'Argentina e dal Paraguay. Noi dobbiamo stare molto attenti e quindi tenere altissima la concentrazione, proprio perché non dobbiamo perdere la distanza da Padova, quindi il contatto dal Petrarca Padova, però dobbiamo stare anche attenti alle squadre che sono a pochi punti da noi in classifica, quindi dobbiamo assolutamente blindare il secondo posto e cercare di arrivare primi in fase regular season, perché poi sarà importantissimo per la griglia di partenza playoff, però dobbiamo stare molto molto attenti, molto svegli, perché a ridosso di noi ci sono squadre molto ben strutturate che possono soffiarci il secondo posto e anche il primo. E parlo di Napoli, parlo della CMB Matera e parlo di Avellino, quindi sono squadre molto pericolose, quindi è importantissimo arrivare primi per noi, perché assolutamente noi abbiamo sempre puntato molto sulla regular season, in quanto poi ci dà la possibilità in chiave playoff di giocare l'eventuale partita decisiva qui a Pesaro. Come hai detto tu, febbraio sarà un mese di fuoco, perché mi pare che da qui al 27 febbraio dobbiamo giocare 6 o 7 partite, quindi una media di una partita ogni 2 o 3 giorni. Sarà veramente un mese complicatissimo, e dopo febbraio avremo già sarà una cartina tornasole per vedere come possiamo posizionarci alla fine del girone della regular season.